Si è svolta a Palazzo Cesaroni la prima fase della campagna di comunicazione promossa dal Corecom Umbria e dalla sezione Educazione alla Cittadinanza in collaborazione con il Compartimento regionale della Polizia Postale delle Comunicazioni per promuovere un uso responsabile e positivo dei nuovi media. È il progetto Educare alla Rete, al quale hanno preso parte tre classi terze del Liceo Scientifico Alessi di Perugia. Lo scopo del progetto è quello di creare un polo di riferimento per la realizzazione di programmi di educazione e sensibilizzazione finalizzati ad assicurare l'utilizzo consapevole della rete. Si rivolge a una platea di adulti, genitori, insegnanti, bambini e adolescenti. I più giovani sono invitati a raccontare la loro esperienza online in maniera giocosa per condividere i lati buoni e meno buoni della rete al fine di approfondire alcuni punti fondamentali sull'utilizzo consapevole di internet: privacy, prudenza con chi si conosce online, cyberbullismo, sexting, cioè lo scambio di messaggi o immagini di nudo o sessualmente esplicite, grooming, vale a dire l'adescamento di minorenni da parte di adulti, e poi pedopornografia, videogiochi. Due sono le cose che vogliamo realizzare con questa giornata di lavoro. Da una parte è parlare con i giovani, e la Polizia Postale lo sta facendo con tutta la competenza che ha, dei rischi della rete. I rischi della rete sono tanti, naturalmente tante sono anche le opportunità, quelle si conoscono però abbastanza bene, i ragazzi li conoscono benissimo, mentre conoscono meno i rischi della rete. E siccome i giovani sono i più grandi utenti della rete, non possiamo che cominciare da loro per avvertire sui problemi e sui rischi della rete. Seconda cosa, in questa giornata noi riusciamo anche a capire attraverso dei gruppi di lavoro qual è la percezione che i ragazzi hanno della rete e che cosa loro pensano della rete, e questo è il secondo aspetto di questa nostra iniziativa. Ci sembra molto interessante, sono informazioni di grande importanza per tutti, ma in particolare per i ragazzi e per le scuole. Protagonisti iniziali di questo progetto sono stati i ragazzi e le ragazze delle terze classi sezioni B, H e I del Liceo Scientifico Alessi di Perugia, che, suddivisi in piccoli gruppi, hanno discusso di privacy e social network, big data e acquisti online. I documenti prodotti nel corso della mattinata poi sono stati discussi in seduta plenaria con la Polizia Postale delle Comunicazioni, rappresentata dal direttore tecnico Mirko Pellegrino e dagli assistenti capo Claudio Trifici e Mirko Gregori. Si è parlato dell'importanza di limitare l'esposizione di dati personali o immagini nella rete e dell'enorme volume di affari legali, perché accettando le regole dei social si dà il proprio consenso, innescato dalla pubblicazione in rete dei propri dati personali, gusti e inclinazioni. I ragazzi hanno esposto i risultati delle loro riflessioni elaborate in gruppi, scritte su pannelli forniti dalla società partner del progetto, Le Fucine Art e Media, ed è emerso che non c'è piena consapevolezza dei rischi della rete. Secondo noi uno dei pericoli della rete è quello di dimostrare ciò che veramente non siamo. Uno dei pericoli della rete è quello di togliere il vero valore della parola, e anche di dare più valore al giudizio degli altri, e quindi di diminuire l'importanza di essere noi stessi in mezzo alla società. Inoltre, in mezzo alla società noi dobbiamo essere più consapevoli di ciò che facciamo e dobbiamo evitare di usare maschere per non nasconderci di fronte a problemi da affrontare. Secondo me l'intervento di oggi è stato molto, molto positivo per noi ragazzi, perché ci ha insegnato moltissime cose che precedentemente non sapevamo e io stessa non le conoscevo, e infatti abbiamo anche consigliato dopo il laboratorio di gruppo di fare altri incontri anche con ragazzi più piccoli di noi, perché appunto insegnano delle cose che precedentemente non sapevamo e che da adesso in poi ci serviranno anche per navigare con più coscienza in rete e anche per scaricare, leggere condizioni d'uso di applicazioni e quindi navigare consapevolmente, pubblicare foto, video sui social network che sono utilizzati anche da ragazzi molto più piccoli di noi inconsapevolmente. Quello che abbiamo fatto oggi è un progetto che coinvolge una cosa che prende molti giovani, perché l'informatica e la sicurezza in internet sono cose che piacciono ma che magari non sono conosciute a fondo da quella che è la nuova generazione.
Quindi mi è piaciuta questa cosa perché non solo ho preso cose nuove, ma abbiamo anche avuto modo di fare dei dibattiti sulle cose che abbiamo fatto in gruppi di 10x10 e analizzare, insomma, quelli che erano gli argomenti che ci sono stati dati. Molte le idee interessanti sviluppate. I ragazzi chiedono l'introduzione a scuola di una educazione informatica che non si limiti, hanno detto, all'apprendimento di Excel o cose simili, ma insegni come stare nella rete e quali sono i pericoli cui si va incontro. Vorrebbero una app con esperti a disposizione per poter chiedere in forma anonima informazioni in campo sessuale, preferendo questa forma di apprendimento ai seminari obbligatori sull'educazione sessuale che vengono effettuati in classe. Analizzati anche i pericoli che si incontrano in siti come Ask, dove nell'anonimato assoluto vengono pubblicati insulti a persone che poi finiscono per isolarsi, deprimersi, nei casi più gravi talvolta accaduto, suicidarsi. Dopo questa prima fase di analisi e stesura del progetto è stata definita una strategia basata sugli strumenti di comunicazione più adatti e efficaci per la promozione nel web del progetto stesso, con l'obiettivo di sviluppare la visibilità sui social media e diffondere le attività e i contenuti elaborati, tra cui un blog finalizzato all'aggregazione e condivisione di tutti i contenuti, la creazione di un format di comunicazione virale attraverso i social network. Si prevede la creazione di un sito web Educare alla Rete, che sarà collocato in una pagina del sito Corecom Umbria, nonché una campagna di comunicazione attraverso i social network e la realizzazione di cortometraggi da parte di alcuni istituti scolastici umbri di secondo grado sul tema «La rete ti pesca, usa la testa».